a tutti e bentrovati nell'angolo verde di Angela, oggi con un nuovo video. Ma prima di passare al video, parliamo dei quiz della scorsa settimana. Se vi ricordate, io vi chiedevo qual era il nome di questo fiore. Beh, siete stati bravissimi e avete risposto correttamente, infatti si tratta del fiore della pianta di fragola. I miei complimenti dunque ad Antonio Pagani, a Senza Biglietto, a Filippo, ad Angela Semprini, a Concetta Spina, a Matteo Lauro e ad Antonella Gentili, i quali hanno risposto correttamente. Quindi i miei complimenti a tutti voi. Fatta questa piccola premessa, passiamo al video di oggi. Parleremo dell'Alianthus, meglio conosciuto con il nome di albero del paradiso o falso sommacco. Comprende delle specie che riescono a raggiungere altezze anche di circa 25 metri. Sono originari dell'Australia settentrionale e dell'Asia. Questi alberi si sono diffusi poi negli Stati Uniti e in Europa nel XVIII secolo, in quanto, vista la velocità di crescita, veniva considerato ornamentale e quindi cominciò a diffondersi in tutto il continente con estrema facilità. La sua diffusione fu ulteriormente favorita dall'idea di poterlo utilizzare come sostituto del gesso per la produzione della seta. Vennero così piantati moltissimi esemplari nelle regioni in cui questa industria era sviluppata. Conseguentemente fu introdotto anche il suo parassita. Si tratta di una farfalla che è simile a baco da seta, forma un bozzolo da quale si può ricavare il prezioso filamento, è un lepidottero di dimensioni notevolmente maggiori e che poteva quindi garantire produzioni più elevate, anche se di qualità inferiore. L'esperimento però risultò un totale fallimento, in quanto i bruchi furono facile preda degli uccelli e non riuscirono mai a riprodursi e quindi a colonizzare le piantagioni in numero sufficiente da giustificare la massiccia coltivazione, e quindi si continuò a commercializzarlo soltanto per utilizzi ornamentali. Hanno una chioma ricca di rami, un fusto eretto composto da una corteccia color castano che diventa grigia nella zona in cui si trovano i rami. Le foglie di color verde brillante sono ovali e possono raggiungere grandi dimensioni, a volte infatti superano i 40 cm. Le infiorescenze si sviluppano a fine primavera, generalmente si tratta di una pianta dioica. Questo vuol dire che esistono individui che producono infiorescenze maschili ed altri soltanto femminili. Tuttavia però esistono anche esemplari con fiori ermafroditi e quindi capaci di autofecondarsi. Essi sono di colore giallo-verde e in estate sono sostituiti da dei frutti tipici di questa pianta che rimangono sull'albero per qualche mese. L'albero del paradiso predilige spazi molto luminosi e aperti e inoltre, essendo in grado di resistere all'inquinamento atmosferico, è impiegato per abbellire ambienti urbani. Inoltre è in grado di sopportare il caldo estivo, il forte vento, la siccità e il freddo. Le foglie, i fiori e la corteccia emanano un odore sgradevole. In taluni casi sembra che gli Alianthus secernano una tossina che impedisce l'attacchimento ad altri alberi nelle vicinanze. Quindi, prima di porre a dimora un alianto, è bene sapere che produce un apparato radicale molto considerevole e molto profondo. La moltiplicazione di quest'albero è piuttosto semplice. Questa pianta può essere coltivata perché i semi hanno un'ottima germinabilità. È bene sapere anche che produce dei succhioni che radicano anch'essi con estrema facilità. Sono alberi che non vengono né colpiti da parassiti né da malattie. Si riscontra su terreni secchi dal livello del mare fino a circa 1000 metri di altitudine. Il suo legno risulta un buon combustibile che produce fiamme di color chiaro e lascia poche ceneri. In Cina viene ampiamente impiegato nella medicina tradizionale e in particolare utilizzano la corteccia, i frutti e le radici. I suoi fiori attirano particolarmente le api e il suo nettare entra a far parte dei mieli mille fiori.
In tutta Italia questa pianta è considerata piuttosto invasiva e quindi è sconsigliata introdurla nei giardini, anzi si cerca di limitarne il più possibile la diffusione. Prima di tutto dobbiamo eliminare da subito le piccole piantine, eradicandole totalmente, e in secondo luogo eliminiamo, prima possibile, le pannocchie con i semi, evitando che queste maturino. Inoltre, poi, possiamo procedere a regolare i tagli dei polloni in modo da scoraggiare la pianta a ricacciarne di nuovi. Con questa pianta io vi saluto. Come sempre io vi invito a iscrivervi al mio canale, a commentare e a condividere i miei video con i vostri amici. Se avete delle domande non esitate a contattarmi nella mia pagina Facebook di cui trovate il link. Non mi rimane a questo punto che salutarvi e, come dico sempre alla fine di ogni video, ciao e una buona giornata a tutti!